Salve a tutti, oggi sono qui per rispondere a una domanda che mi è stata posta su Ask e che inizialmente non avevo capito. Comunque penso che sia una domanda interessante perché magari non ci avete pensato. Comunque penso che sia una curiosità che un po' tutti forse vogliono sapere e non ci avete pensato magari a chiedere. Allora, inizialmente questa persona mi chiede della organizzazione, no, della vita interna nella scuola americana. All'inizio non l'avevo capito giusto, quindi ovviamente cosa ho fatto? Ho chiesto. Questa persona mi ha scritto e mi fa qualche manifestazione, qualche cosa da ridere, qualche brutta figura. Allora, io su Ask ho scritto una brutta figura che ho fatto, ovviamente non c'è nulla da vergognarsi, quindi io ve la dico. Che all'inizio dell'anno in pratica per registrarsi in pratica dovevi entrare a scuola, dovevi andare nella palestra e consegnare dei moduli. Quindi praticamente sono andata in palestra, ho visto sta ragazza, mi sembrava un insegnante, in pratica gli ho detto, ah, glielo posso dare a lei il modulo? E questo mi fa, ah, mi guarda tipo tutta confusa e ho detto, oh, scusate, avevo scambiato per un insegnante. Quindi questa diciamo un po' una brutta figura che è. Mi ricordo, ne ho fatte altre, le ho scritte nel mio diario, però non me le sto ricordando. Quindi questa è una brutta figura che ho fatto. Poi, per quanto riguarda magari le manifestazioni, qualche cosa da ridere, come manifestazioni devo dire che ne abbiamo fatto un bel po'. Allora, qui in America si chiama, ad ottobre e poi intorno a gennaio si svolgono gli homecoming, che sarebbero in pratica il periodo in cui i ragazzi del college in pratica tornano a casa. E comunque, vabbè, si celebra in pratica sia una settimana in cui ogni giorno si veste in modo diverso e a seconda di un tema. Ovviamente loro, la scuola posta il programma la settimana prima. O forse 2 settimane, 2 o 3 settimane prima, così tu ti puoi un po' organizzare. E quindi l'homecoming. E poi la settimana si conclude con il venerdì o il sabato si ha un ballo scolastico, il classico ballo scolastico americano. E quindi questo. Io non sono andata a quello dell'autunno, quello autunnale, perché avevo matrimonio con la mia famiglia, quindi non sono dovuta andare. E sono andata a quello invernale. Perché non è stato un granché, giusto? È stato solo tipo 2 ore e poi non è stato, cioè non mettevano tanta musica, poi con quelle persone con cui ci sono andate non cercavano di stare con altre persone. Vabbè, comunque è complicato, in pratica non ho passato una bellissima serata, però diciamo che alla fine mi sono divertita, quindi. E poi comunque durante l'homecoming, mi sono dimenticata di dire che il venerdì, le ultime 2 ore si è tipo una specie di assemblea in cui ci si siede nella palestra, negli spalti, e ci sono dei ragazzi che ci sono le cheerleader che fanno ovviamente tutti i balletti, eccetera, eccetera. E poi ci sono i ragazzi che sono candidati per re e regina, che comunque ragazzi possono essere soltanto i senior, che sarebbero quelli dell'ultimo anno. Quindi se siete junior o qualche altra cosa non potete partecipare. E dove sono questi ragazzi in pratica vengono eletti dagli studenti e durante questa assemblea in pratica fanno degli sketch, delle cose divertenti, eccetera, eccetera. E quindi un po' anche per presentarsi, eccetera, eccetera. E poi comunque i ragazzi votano e il giorno dopo, noi no, si vota il venerdì mattina. Si vota il venerdì mattina alla prima ora, almeno quello che abbiamo fatto, si vota ogni giorno il venerdì mattina, e poi all'ultima ora sono questi ragazzi che si presentano, perché ovviamente tu li conosci, almeno nella mia scuola è una piccola scuola, quindi tutti si conoscono. E poi comunque si ha re e regina, che per esempio per quello che è stato l'homecoming autunnale, in pratica il re e regina sono stati dichiarati durante la partita di football. Per quelli invernali invece durante la partita di basketball, durante la partita di basketball ci sono andata. Cioè ci sono andata solamente per vedere chi era la regina, quindi solamente quello, per quello ci sono andata. E quindi questo comunque sono le manifestazioni, eccetera, eccetera. Poi all'inizio di settembre, mi pare, all'inizio di ottobre, uno di questi 2 mesi, abbiamo fatto una parata che in pratica tutti gli studenti della scuola e i vari team, per esempio quelli di sotto,
esatto, parlare più in italiano. Quelli del calcio, quelli del football, le cheerleader, eccetera, si mettono in un camion, in pratica, con il camion con il dietro aperto, non mi ricordo come si chiama in italiano, ragazzi. In pratica noi eravamo in una macchina all'aperto, sì, però forse settembre perché ero con le maniche corte. E in pratica si va fuori e si sfila in pratica per la città su questa macchina guidata da qualcuno. E quindi io salutavo, eccetera, con la mia manina, eccetera, eccetera. Quindi questa in pratica è quella che è la parade. E poi c'era gente che lanciava caramelle. Oh, e ho preso qualche caramella, mi ricordo. Se non sbaglio il video da qualche parte. Vediamo se lo posso postare per voi. Quindi questo. E un'altra cosa che volevo, comunque il video, comunque ho esaurito l'argomento. Un'altra cosa che volevo dire è che mi potete seguire su Ask, mi potete fare sempre domande su Ask, sono sempre disponibile, ho l'app nel telefono, quindi vi posso rispondere anche quando sono fuori casa. Quindi non vi preoccupate, fate domande su Ask, quello che volete. E anche commenti, quello che volete, non per forza domande, possono essere anche commenti. Io ho un blog in cui scrivo magari cose, invece di fare il video magari scrivo delle cose su quello che sto provando in quel momento, su come mi sento. Certe volte mi giro un po' la testa e scrivo magari i miei sentimenti, quindi controllatelo ogni tanto. Mi potete aggiungere su Facebook, mi potete seguire su Twitter, su Instagram, posto sempre foto, comunque come ho detto prima, sempre quello che penso, quello che provo in quel momento, magari se in quel momento amo l'America, in un altro momento la odio, in un altro momento sto avendo un bellissimo momento con i miei amici, eccetera, eccetera, quindi penso che potrebbe essere interessante per voi. E quindi vi mando un bacione, al prossimo video!